Punto numero 6 all'ordine del giorno è l'interrogazione presentata dal consigliere signor Dario Mongello inerente il palaghiaccio di Pinerolo e la coltivazione di cannabis. Cedo quindi la parola al consigliere che presenta l'interrogazione. Buonasera, dunque la farò breve. L'anno scorso, come a molti sarà noto, nei seminterrati dell'impianto sportivo del palaghiaccio di Pinerolo è stata rinvenuta una piantagione di cannabis. Piantagione di cannabis ovviamente vietata dalla legge, dalle quali piante si possono ricavare la famosa marijuana o l'hashish. Ora, cos'è accaduto? Che ahimè, ai noi, da parte dell'amministrazione comunale, a meno di essere smentito questa sera, e di questo ne sarei veramente lieto, ci sono state, a mio modesto parere, delle mancanze. Leggo brevemente i punti in cui chiedo al sindaco di dare risposta, così la facciamo breve e facciamo prima. Chiedo al sindaco di conoscere se gli è noto quanto sopra esposto, considerato che ella in quella data era il sindaco di Pinerolo. Quali iniziative lei, signor sindaco e o assessore di competenza, avete eventualmente assunto al riguardo, trattandosi di un fatto particolarmente grave, anche perché la vicenda si riflette negativamente sull'immagine della città e sui contribuenti, come più avanti specificherò. Se lei, sindaco, ha provveduto in qualità di pubblico ufficiale che rappresenta la città e lo Stato a far pervenire agli uffici preposti denuncia querela con relativa costituzione di parte civile contro ignoti, se la sua risposta è negativa, le chiedo gentilmente di fornirmi le motivazioni. Il Palazzo del Ghiaccio è sottoposto alla vigilanza e alla custodia di persone determinate? Se sì, queste hanno provveduto a depositare denuncia querela con relativa costituzione di parte civile? La vicenda ovviamente non si limita soltanto alla coltivazione della cannabis, che ripeto è vietata per legge, ci mancherebbe altro, ma in questa circostanza è stato commesso anche il reato di furto, ovvero dell'uso improprio dell'energia elettrica per la coltivazione della cannabis, la cui spesa per il consumo dell'energia elettrica ricade per la maggior parte, se non erro il 90%, al comune, pertanto a carico dei cittadini. Le ricordo anche che per la coltivazione della cannabis sono necessarie lampade particolarmente particolari, scusate il bisticcio di parole, con un considerevole uso di energia elettrica, oltre che a delle ventole. Ultimo, le chiedo, signor sindaco, quali provvedimenti ha adottato. Io credo che in questa vicenda, che dire stupefacente sta nel contesto, è veramente grave, ritengo, perché era necessario un intervento da parte sua, signor sindaco, e lei sì, politicamente, non ha fatto una bella figura in questa vicenda, perché lei doveva tutelare il buon nome della città, soprattutto in un impianto sportivo che è stato sede delle Olimpiadi, e il Palazzetto del Ghiaccio, come in tutti gli impianti sportivi, sono luoghi preposti per il benessere delle persone, ed è inammissibile che all'interno di un Palazzo del Ghiaccio si possano coltivare delle piante di questo tipo. Ora, signor sindaco, io spero e mi auguro che lei voglia eventualmente successivamente agire in qualche modo, anche perché, come lei saprà, la vicenda è stata sottoposta ad una iniziativa della stazione dei Carabinieri di Pinerolo ed è andata all'esame della Procura della Repubblica di Torino. Quindi, signor sindaco, le chiedo se lei
ha rispettato tutti i canoni previsti dalla legge in qualità di pubblico ufficiale durante questa vicenda. Lei allargherà le braccia e le allargo anch'io. Grazie. La parola al sindaco. Io rispondo puntualmente a tutti i punti dell'interrogazione, a quest'ultima esternazione naturalmente non posso rispondere, cioè nel senso che se finisco sotto processo per questa vicenda qua sarà un giudice a dire e a sindacare e a sentenziare se io ho fatto tutti i passaggi che dovevo fare o io non li ho fatti. Quindi rispetto all'ultima domanda del consigliere Mongero la respingo al mittente, nel senso che vada nelle opportune sedi e lo verifichiamo subito se io ho rispettato. Era una domanda da dare o meno, io le rispondo in questa maniera qua. Tornando a quello che è perché qua tutti quanti ci prendiamo la responsabilità di quello che diciamo, certo. Consigliere Mongello. Quindi se io ho avuto dei comportamenti non conformi alla legge, non ho lei a doverlo dire e neanche io. Vada nelle opportune sedi, faccia quello che deve fare e sarà un giudice a deciderlo, consigliere Mongello. Per quello che riguarda i punti dell'interrogazione, di conoscere se gli è noto quanto sopra esposto, considerando che in quella data era il sindaco di Pinerolo, certamente sì, lo sanno tutti, ma hanno telefonato i carabinieri quella mattina e quindi sono stato immediatamente informato del fatto. Quali iniziative lei, signor sindaco, avete eventualmente assunto al riguardo, trattandosi di un fatto particolarmente grave, anche perché la vicenda si riflette negativamente sull'immagine della città e sui contribuenti, come più avanti specificato? Allora, il Comune di Pinerolo dal punto di vista formale non ha fatto assolutamente nulla, perché tutta quella che è l'attività di polizia giudiziaria, quindi tutta l'attività di PG che si fa a seguito di, cioè quando qualcuno commette un reato, viene fatta dal corpo, da chi interviene in quel momento lì e fa l'operazione. Se intervengono i vigili, tutta l'operazione di polizia giudiziaria conseguente viene svolta dai vigili e quindi in conseguenza dagli uffici del comune. Se invece, come in questo caso qua, intervengono i carabinieri, tutta l'attività di polizia giudiziaria conseguente viene svolta direttamente dalla stazione dei carabinieri. In questo caso sono intervenuti sul posto i carabinieri, che quindi hanno fatto tutta la procedura che parte d'ufficio, ovvero la cosiddetta attività di polizia giudiziaria, che non è nient'altro che tante cose, ma è la inviare alla Procura della Repubblica la cosiddetta notizia di reato. E questo è stato fatto, ed è stato fatto sia per la coltivazione di cannabis, sia per il furto di energia. Quindi i carabinieri hanno notiziato la Procura della Repubblica per entrambi i reati, coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto di energia. Ha provveduto in qualità di pubblico ufficiale che rappresenta la città dello Stato a far pervenire agli uffici preposti denuncia e querela con relativa costituzione di parte civile contro ignoti. La costituzione di parte civile, poi io non sono un avvocato e men che meno un giurista, si fa nel momento in cui c'è un processo. Nel momento in cui c'è un processo io mi costituisco parte civile. Questo è quello che si è sempre fatto. Era la dottoressa Lorenzo che annuisce in un procedimento che peraltro è stato archiviato dalla Procura della Repubblica, io non so come costituirmi parte civile in un processo che di fatto non esiste, perché tutta questa roba qua è stata archiviata e ieri o l'altro ieri è arrivata anche la notizia da parte della Procura della Repubblica di dissequestro di quella porzione di immobile che era ancora posto sotto sequestro. Se la sua risposta è negativa si prega di fornire le motivazioni. Non è stato fatto denuncia di furto di fatto, perché quello è di nuovo un reato che abbiamo verificato ieri sera, va avanti d'ufficio, quindi tutta quanta la procedura va avanti d'ufficio, sia per la detenzione illegale di sostanze, sia per la coltivazione di cannabis, sia per il furto di energia. Quindi non è stato fatto niente. La motivazione è perché il reato di furto è un reato che è perseguito d'ufficio. Il Palazzo del Ghiaccio è sottoposto alla bilancia alla custodia di persone determinate? Se sì, queste hanno provveduto a depositare denuncia e querela con relativa costituzione di parte civile? Allora, la denuncia e la scoperta è stata fatta direttamente
dalla presidente di Sporting, che quindi era legale rappresentante sostanzialmente di chi ha la custodia, la detenzione e la gestione dell'impianto. Quindi sono le stesse persone, e la stessa persona che ha la responsabilità legale della gestione dell'impianto, che ha fatto denuncia. Quindi è lei che ha fatto la denuncia, è lei che ha fatto intervenire i carabinieri, quindi deduco che lei non fosse coinvolta in tutta questa vicenda qua, se no mi chiedo come si autodenuncia da sola. E la vicenda non si limita soltanto alla coltivazione, questo è il discorso della dell'energia, quindi del furto di energia, vale quello che ho già detto prima, la notizia di reato per furto di energia è stata inviata alla Procura della Repubblica e basta, e la costituzione di parte civile non è stata fatta, perché tutta la procedura è già stata archiviata e non c'è mai stato un processo. Quali provvedimenti ho adottato? Non è stato adottato nessun provvedimento da parte del comune, ma da parte del gestore sono stati cambiati tutti quanti i nottolini. E poi dico una cosa un pochettino delicata, perché non si è arrivato mai sostanzialmente alla conclusione, quindi non è stato mai identificato un colpevole o più colpevoli di questa vicenda qua. Quello che però è stato fatto è, oltre a cambiare tutti quanti i nottolini, oltre ad aggiustare alcune la grata dal quale sembra che si siano infilati per fare tutto questo lavoro, le persone che lavoravano per Sporting in quel periodo lì oggi non lavorano più. Perché? Questo è l'unico provvedimento che è stato adottato non dal sottoscritto, ma ripeto, dal gestore. Grazie. C'è qualcuno che desidera intervenire? Consigliere Pittau. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io faccio solo una piccola nota, perché se è lecito chiedere, domandare, anzi adesso è lecito. Senza buonasera però. Allora, se è un preciso compito dei consiglieri, soprattutto quelli di minoranza, indagare, cercare, fare domande, quello che secondo me è profondamente sbagliato è cercare di porre subito in cattiva luce ciò che l'amministrazione ha fatto, prima ancora che ci siano delle risposte. Tra l'altro le risposte sono state esaustive da parte del sindaco, ha elencato tutte le azioni che sono state prese in piena conformità della legge. Non mi dilungo molto su questa faccenda, però probabilmente il consigliere Mongello ha scambiato il sindaco per uno sceriffo, cioè il sindaco fa un mestiere, lo sceriffo ne fa un altro. Grazie. Altri interventi? Quindi se si prenota darei la parola al consigliere Mongello per la replica. Sindaco, tanto qui non si tratta di fare lo sceriffo, ma si tratta di assolvere appieno il ruolo di sindaco della città, che deve pensare all'interesse e al bene dei cittadini e anche alle sue casse. Lei non ha detto una cosa giusta, signor sindaco, perché nel momento in cui lei avesse posto in essere una querela, denuncia, ovviamente contro ignoti, in quel contesto poteva anche costituirsi parte civile, e non solo, nell'esposto denuncia lei avrebbe potuto richiedere, come prevede la legge, di essere informato in caso di richiesta di archiviazione. Perché dico questo? Perché se lei avesse fatto la denuncia, questa vicenda non si sarebbe chiusa l'altro giorno, ma lei avrebbe potuto, dovuto, fare opposizione alla richiesta di archiviazione come prevede la legge. Dico bene, avvocato Lorenzino, sbaglio, visto che l'ha citato? È così. Visto che lei ha chiesto lumi all'avvocato, ne approfitto anch'io per avere. Però nella richiesta puoi costituirti parte civile, nella richiesta di denuncia. Comunque poteva avere
accolse la richiesta di archiviazione. Consigliere Mongello, faccio intervenire la consigliera Lorenzino, cosa devo fare? Certo, no, molto volentieri, prego. Se vuole glielo spiego. La costituzione di parte civile si fa dopo che è stata esercitata l'azione penale, quindi è il contrario dell'archiviazione. Quindi se un pubblico ministero mandava avanti il fascicolo e esercitava l'azione penale, il comune si poteva costituire parte civile o gestore a seconda di chi era la persona danneggiata, anzi la persona offesa dal reato considerata tale. Altra questione che invece si può fare nel momento in cui si fa una denuncia o una querela è chiedere di essere avvisati in caso di archiviazione. In quel caso la procura ti avvisa, quando richiede l'archiviazione tu, se ritieni di averne motivazione, ti puoi opporre indicando indagini suppletive. Esatto. Sono due cose diverse però. Certo, però poteva sicuramente fare la denuncia, perché in quel caso chiedeva, secondo la legge, di essere informato in caso di richiesta di archiviazione. In quel caso poteva opporsi e in quel caso le indagini si sarebbero, diciamo, ampliate e probabilmente si andava sicuramente a un processo, e in quella sede era facoltà della Costituzione di parte civile. Ora, il problema qual è? È che qui c'è stato un furto e il sindaco aveva il dovere politico di far sì che ciò, cioè fare in modo che questa vicenda non finisse come è finita, con un'archiviazione, perché il furto c'è stato. A parte il danno d'immagine, a parte il fatto odioso, inammissibile, inaccettabile, direi vergognoso, di trovare una coltivazione di cannabis all'interno di un palazzetto del ghiaccio, è inaccettabile. Così come è inaccettabile politicamente parlando che lei non ha fatto delle azioni che a mio parere erano necessarie, proprio per le ragioni che ci siamo detti prima. Ora, questa spesa in più che il comune di Pinerolo ha dovuto affrontare, chi la paga? È un danno erariale oppure no? È una domanda. Io sono qui per fare le domande. Gradirei una risposta. Ha terminato la replica? Sì, grazie. Quindi il consigliere Mongello ha concluso la replica sull'interrogazione e perciò l'ordine del giorno è esaurito e direi di dichiarare chiusa la... Non funziona così, non si può fare. Il regolamento prevede soltanto la replica dell'interrogante, che può dichiararsi soddisfatto o meno. La seduta è chiusa. Buonanotte.